Buon sabato amici, benvenuti alla Politica Resta a Casa. I microfoni ci sono sempre io, Laura Mastroberdina, dall'altra parte del microfono c'è. Dall'altra parte del microfono c'è Andrea Del Coro. Sì, sono io, Andrea Del Coro, eccomi qua. Ciao Sì. Andrea, buon sabato anche a te. Come Io va? faccio. Beh, va Sei pronta grande, perché siamo. oggi puntatona. Sono emozionata, no, sono emozionata, infatti non vedo l'ora di far entrare il nostro ospite, quindi ne approfitto, poi ti cedo la parola per, dopo aver salutato chi ci ascolta, ricordare le solite cose, ossia qualunque piattaforma voi usiate, podcast o social, anche YouTube abbiamo aperto il canale, mettete like, seguite i nostri social e magari mandateci qualche commento. Sì, noi abbiamo oggi una puntata particolare perché ci dedichiamo al tema radiotelevisivo in ampio spettro Che e lo fa. ormai vive il podcast, la televisione, lasciatela stare, cosa ve ne fate? Si può dire. Oppure guardate il nostro canale YouTube, che è ancora meglio. Esatto. Addirittura si può vedere sul vostro televisore, sapete questa cosa? Io ve lo sconsiglio perché ci siamo visti, Andrea, e eravamo grossi sul televisore, con No, ma queste il facce un problema è che po'. io devo cambiare anche la Dai. sedia perché non riesco mai ad arrivare e poi devo mettere una luce frontale, ci sono una serie di Vabbè, problemi. Però dobbiamo insomma, oggi lavorarci su. abbiamo con noi un meraviglioso protagonista della cultura, del giornalismo italiano, che è Marcello Sorgi, che è noto, è già stato direttore del TG1, del quotidiano La Stampa, del quale è editorialista e col quale oggi ci intratteniamo. Marcello è con noi ed eccoci. Senti, tu sei, voglio dire, sei spesso ospite di trasmissioni televisive, intervieni nei dibattiti. Il tema del talk show è molto caldo in Italia in questo momento, è un po', diciamo, al centro dell'attenzione. Allora, la prima cosa che ti chiediamo è informazione e talk show. Che rapporto hanno? Perché poi tu hai un tratto molto, moderato. Controllato, attento, quindi è particolarmente apprezzabile, insomma. Ma il rapporto fra talk show, spettacolo e perché poi arriveremo al servizio pubblico, non ti credere, visto che tu sei stato anche direttore di rete, quindi insomma, com'è? Il talk show è un genere in crisi, è in crisi da molti anni, ormai se ne dice tutto il male possibile, è un genere che ha più di 30 anni di vita e quindi adesso più di 30 anni di vita se parliamo di quelli contemporanei, moderni, ma insomma c'è un libro di Jemolo che racconta come lo si cominciò in radio addirittura nel 1958. Perché è in crisi? Perché è venuta meno l'abitudine al confronto delle opinioni. I primi che hanno rinunciato a questo sono i politici. Infatti, nei talk show sono ospiti politici e quando li vedete da soli perché non accettano di trovarsi in una trasmissione con altri, con avversari, con persone con cui dovrebbero appunto confrontarsi. E questo già ha generato un elemento di crisi, perché se uno pensa il 94, per citare appunto una cosa che è quasi di 30 anni fa, lo scontro tra Prodi e Berlusconi fatto a squadre, lo fece Lucia Annunziata, oppure lo scontro tra Berlusconi e Occhetto, no, Lucia del 96, lo scontro tra Berlusconi e Occhetto da Mentana. Quello era molto interessante, no? Cioè tu avevi la possibilità di vedere due candidati confrontarsi, di giudicarli anche da come erano vestiti, da come si atteggiavano, qual era il loro linguaggio del corpo, insomma. Ecco, Beh, tutta quella era cosa. addirittura nasce forse addirittura uno dei primi dibattiti, era addirittura fra Nixon e Kennedy, in cui c'era stata, ti ricordi, il confronto, e si diceva, no, che avesse vinto le elezioni su quel confronto. Sì, si diceva anche che Nixon lo perse perché aveva un tipo di barba particolarmente resistente e non pensò di rifarsi la barba prima di registrare quel dibattito, per cui aveva un'ombra sul viso che lo rese insomma, un personaggio dubbio rispetto a una parte di elettorato, perché poi questo genere di confronti si fanno per convincere la parte di elettorato indecisa. È la parte dell'elettorato che non vuole andare a votare, un fenomeno che
ormai in Italia è molto presente, siamo tutti contenti quando va a votare più del 50% e quando va a votare nel primo turno delle elezioni comunali, perché nel secondo abbiamo sindaci che vengono eletti con la metà del 30%, quindi con più o meno il 50% dei voti. Però dicevo, i politici non vanno più, non si vogliono confrontare tra loro, vanno da soli. Ce ne sono alcuni che ormai non accettano neanche il confronto con lo studio, con gli ospiti di studio, per cui il conduttore deve fargli un'intervista prima che la discussione cominci e poi avviare la discussione quando l'ospite politico è uscito di scena, quindi avviare la discussione tra ospiti che si presume abbiano opinioni opposte sulla persona che è stata appena intervistata. Tutto questo l'ha reso meno interessante, diciamo. Ma secondo te, poi passiamo anche magari anche un altro tema, ma mi verrebbe da chiedere in coda, Laura, chiedo una cosa No, vai. velocissima, ma è un problema di spettacolarizzazione della televisione o anti-spettacolarizzazione della televisione oppure più tragicamente è un problema di contenuti? Ma insomma, nella televisione un elemento di spettacolo c'è sempre, ma aggiungerei che da meno 40 anni, cioè dai tempi di Craxi, De Mita, insomma, si parla dalle famose elezioni dell'83 in cui la DC perse 2 milioni di voti, si parla di politica spettacolo, cioè la spettacolarizzazione c'è sicuramente in televisione, ma è un riflesso della spettacolarizzazione della politica. Diciamo che molte delle posizioni vengono assunte perché si presume che possano penetrare di più nel pubblico, nell'opinione pubblica, diciamo. E tutto questo è prima dell'avvento del populismo di ultima generazione. Perché vedi, io non sono tra quelli che dicono che il populismo è un fenomeno recente. Il populismo c'era anche ai tempi della Prima Repubblica. I comunisti, per esempio, erano populisti, no? Cioè, promettevano delle cose che erano impossibili da realizzare. Ma anche la Democrazia Cristiana, i socialisti erano populisti, anche loro nelle campagne elettorali promettevano delle cose che non potevano dare, con la differenza che, siccome loro stavano al governo, una parte delle cose che promettevano le davano e le davano a discapito del paese: grande aumento della spesa pubblica, distruzione del bilancio dello Stato, tutti i conti che avremmo potuto pagare Dire noi. il welfare mostruoso incontrollato in qualche Sì, modo, no? mostruose, insomma, conti che in parte stiamo pagando noi e in parte pagheranno i nostri figli e nipoti. Quello, diciamo, era il populismo versione prima del. Questo ultimo è questo più recente, diciamo, quello di Salvini, di Di Maio, quando era capo del Movimento 5 Stelle e si affacciò al balcone di Palazzo Chigi e disse: abbiamo abolito la povertà. Quello adesso di Conte, che è il suo successore. Non parliamo di Grillo, uomo di spettacolo, ovviamente era il principe dei populisti. Questo di adesso è assolutamente nevrotico, cioè non è possibile seguire un filo di ragionamento con i protagonisti attuali della politica, perché il giorno dopo hanno cambiato posizione. Faccio un esempio: mettiamo che ci sia un partito, come dire, iperfavorevole agli aiuti militari agli ucraini, come è adesso il PD. Se vedono cambiare nei sondaggi l'atteggiamento dell'opinione, iniziano a vedere che la gente si chiede: ma dobbiamo morire per l'Ucraina, dobbiamo diventare poveri per l'Ucraina, anche il partito più favorevole cambierà posizione, o comunque si porrà su una posizione cerniera, dirà: per carità, noi vogliamo aiutare gli ucraini, però Però, vogliamo anche la beh, questa è pace. la politica dei sondaggi e non delle idee. Sì, è la politica dei sondaggi, non deve, mi sembra una perfetta definizione. E quindi è però una politica dei sondaggi che si riflette poi nel talk show o nella trasmissione o nell'assenza di confronto, perché lì ti devi confrontare su un'idea fondamentalmente. Oh, in più, bisogna dire una cosa. Io sul tema, insomma, questa storia
dell'amministratore delegato della RAI chiamato a deporre davanti al COPASIR, il Comitato dei Servizi, o comunque questa storia della commissione di vigilanza che deve dare le direttive per i talk show, io la trovo grottesca, no? Cioè, quando in un paese si va a toccare la libertà d'opinione è sempre un segno di regressione della democrazia. E la libertà d'opinione, sì, d'accordo, deve avere delle regole, ma può vivere solo di autoregolamentazione. Intendo dire questo, cioè tu nella libertà d'opinione è insito il fatto che non puoi raccontare cazzate, cioè se racconti cazzate ne rispondi, perché commetti un reato nei confronti della persona su cui hai raccontato cazzate. Però questo frangente della guerra l'ha complicata e in un certo senso drammatizzata, perché fermo restando che non deve essere il COPASIR, non deve essere la commissione di vigilanza a dire ai giornalisti come devono fare il loro mestiere, rimane il fatto che se tu sei il conduttore di un programma che ha un certo ascolto anche, e lo dico senza pensare a qualcuno in particolare, insomma, ma parlando in generale di tutti, se tu sei il conduttore di un programma e inviti delle persone che manifestamente raccontano delle fesserie, la tua responsabilità rispetto a quelle persone cresce. Cioè tu sei libero, io penso che tu devi essere libero di invitare chi vuoi, assolutamente libero, compreso la giornalista russa che vediamo fotografata in questi giorni in uniforme con l'elmetto e che lavora per il Ministero della Difesa russo, quindi una persona assolutamente di parte, yeah. No? Però quando cominciano a raccontare delle fesserie, tu hai il dovere di dirglielo, no? Cioè non devi affidare a uno dei tuoi ospiti il compito che invece è specificamente tuo. Certo, i tuoi ospiti lo diranno, ma di lei sta dicendo delle fesserie, però alla fine, diciamo, nella mediazione che è tipica della conduzione, tu devi dare i torti e le ragioni. Ma adesso non, direttore, scusi, ma proprio entrando in questo argomento, non le sembra che invece il mediatore, cioè questo ruolo di chi ha invitato la persona, sia andato completamente a scomparire? Perché sostanzialmente noi, proprio parlando della guerra, lei ha fatto questo esempio, abbiamo visto in più situazioni degli inviti di persone, personaggi assurdi, perché hanno detto delle cose che non stavano né in cielo né in terra, addirittura che Hitler era ebreo, cioè delle falsità storiche evidenti adesso, non neanche più opinioni contrastanti. E dall'altra parte si è visto un ospite, ospitante, mettiamola così, cioè il giornalista completamente silente davanti a queste cose, e il giornalista è un giornalista che continua a fare il giornalista, però, quindi che razza di informazione alla fine da questa cosa qui la persona che sta davanti alla televisione ottiene? Allora, guarda, quello che hai fatto tu è un esempio tipico. Io sono stato interrogato varie volte su questo argomento dell'intervista a Lavrov e ti do la stessa risposta. Naturalmente non c'è un giornalista italiano, secondo me europeo o del mondo, che non avrebbe voluto fare l'intervista con Lavrov, perché è un colpo giornalistico enorme. Ovviamente. E quindi rimane il fatto che è un colpo giornalistico enorme. Sul modo di farla, ovviamente ognuno la fa a suo modo, ma diciamo subentra il tema della libertà, di come vuoi fare. Se tu ti metti lì, ascolti 40 minuti di comizio, ovviamente no, secondo me non stai facendo un buon lavoro. E non lo stai facendo nei confronti del tuo pubblico, no? E non lo stai facendo neanche nei confronti di te stesso. Però noi non sappiamo quali sono le condizioni che sono state proposte prima di ottenere l'intervista, no? Perché ovviamente un'intervista in diretta in un programma televisivo può richiedere degli accordi precedenti. Cioè, ma ha senso, allora glielo chiedo da direttore, da già direttore del TG1, ha senso avere quell'intervista se gli accordi impediscono una qualunque genere di ricerca della verità? Cioè se l'accordo prevede sostanzialmente 40 minuti di comizio? Ma io non credo che l'accordo fosse questo. Probabilmente l'accordo era di non toccare certi argomenti. Perché, insomma, quando fai un'intervista sulla carta, che succede? Che tu
In molti casi l'intervistato importante ti chiede le domande scritte e ti dà le risposte scritte. Naturalmente ti dà le risposte alle domande a cui intende rispondere, e ci sono alcuni casi, succede qualche volta, che ti mandi il testo con delle domande che ha aggiunto lui stesso per dare delle risposte, e quelle tu le tagli ovviamente, perché non, cioè, lui ha la libertà di tagliare una domanda, ma non ha la libertà di inserire una domanda e una risposta, perché altrimenti è un'autointervista. Diciamo, nella televisione questo è più difficile, specialmente se l'intervista va in diretta, perché se l'intervista viene registrata ovviamente poi si possono fare dei tagli, delle integrazioni, insomma, soprattutto dei tagli. Quindi io non credo che l'accordo fosse di fargli fare un comizio, credo che a un certo punto Lavrov ha preso il sopravvento, no? E quindi, diciamo, quando tu hai un personaggio come Lavrov davanti, le interruzioni sono più complicate. Poi credo anche una cosa, che quell'intervista conteneva degli argomenti fortissimi, insomma, quell'intervista ha provocato una crisi tra Israele e la Russia. Quell'intervista, certo. Cioè il paese che, pur non essendo tra i sostenitori, aveva mantenuto con la Russia un atteggiamento assolutamente friendly, perché poi, come sappiamo, ci sono un sacco di russi in Israele, di ebrei russi che vivono in Israele. E quell'intervista ha provocato una crisi. Allora, diciamo, certi silenzi dell'intervistatore potrebbero essere stati utili. Se tu senti il tuo intervistato che sta dicendo delle cose enormi, stai zitto, no? E intanto le incassi, no? Perché l'intervista è in diretta. E devo dire che in quel caso il silenzio dell'intervistatore è stato protratto troppo. Però c'è un dato che è il fatto che obiettivamente a un certo punto probabilmente questi sono anche personaggi difficilmente contenibili, è molto complesso, devi avere una personalità molto importante per gestire un'intervista di questa pesantezza, cioè io ricordo certe interviste fatte anche nell'ambito proprio, per esempio l'intervista della Guerra Fredda, tanto per fare un esempio, perché bene o male, voglio dire, può essere un riferimento storico, erano strutturate. A quel punto lì avevano anche un comunicato politico, avevano un senso proprio strategico in qualche modo, erano mezzi di comunicazione trasversale. Però sono stati fatti due esempi per avere un paragone di riferimento. Sì, sì. L'intervista di Biagi a Tommaso Buscetta e l'intervista di Vespa a Saddam Hussein. E, insomma, sono due esempi di interlocuzione, no? Sì. Sono due esempi, adesso possono piacere o non piacere l'uno o l'altro giornalista, ma insomma di gente che le sapeva fare un po' meglio di come è stata fatta l'intervista. Non c'è dubbio che alla base di certi inviti c'è la ricerca di audience. Allora, per fare anche in questo caso un esempio molto chiaro, assicurandosi l'esclusiva del professor Orsini, la trasmissione di Bianca Berlinguer, che solitamente sta indietro negli ascolti rispetto a quella di Giovanni Floris, assicurandosi quell'esclusiva, piano piano è cresciuta finché ha battuto Giovanni Floris, no? E l'essersi assicurato l'esclusiva, siccome onestamente le opinioni di Orsini non sì. sono al limite, non stanno nei centri d'Italia, ma no, vabbè, non sono di interesse. Ma poi quando uno sente dire al professor Rossini che i bambini vivono benissimo sotto una dittatura, insomma, voglio dire, cioè, non c'è bisogno di essere un giornalista ideologizzato per dirgli, professore, ma lei che ne sa? Cioè, la prima domanda che dovrebbe fargli è, ma lei che ne sa? Ha interrogato questi bambini, visto che è un sociologo, ha un sondaggio che rivela che i bambini sono felici sotto le dittature? Cioè, voglio dire... Allora, tenersi uno così, tu magari lo porti una volta, lo porti due volte, ma tenerselo è una precisa scelta, perché evidentemente, d'altra parte, quella trasmissione lì ha vissuto per molto tempo affidata a una lunga introduzione che era l'intervista con Mauro Colonna, no? Perso la stessa ammissione fatta nel periodo in cui aveva smesso di bere ed era quindi in disintossicazione dall'alcol, Mauro Colonna ha detto che
spesso, insomma, lui andava in onda ubriaco, e che per esempio mi pare che abbia fatto anche l'esempio di quando si rivolse a Bianca Berlinguer chiamandola gallina. Sì, sì. Che fu un gesto certamente non condivisibile, grave, insomma, talmente grave che il direttore di Rai 3 chiese di sospendere la presenza in studio, il collegamento con Mauro Colonna, perché insomma non lo giudicava accettabile. Poi hanno fatto pace la Berlinguer con Colonna è tornata e dice: perché uno come Colonna, che appunto andava in onda ubriaco e diceva delle cose abbastanza campate per aria, e veniva invitato? Perché dava un forte contributo di ascolto alla trasmissione, cioè aveva un suo pubblico. No, ma allora la domanda è questa, prendendo proprio questo esempio qui, oltretutto stiamo parlando, adesso senza fare processo a Bianca Berlinguer, ma stiamo parlando di trasmissioni su quella che viene chiamata la televisione pubblica, quindi con un contributo di canone, eccetera, 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 eccetera. È possibile che certe trasmissioni abbiano ospiti di questo tipo, chiamati e pagati, sottolineo pagati e non poco, tipo Orsini, pagati per fare semplicemente dello show, cioè senza portare contenuti, anzi sapendo perfettamente che tipo di ospiti sono? Cioè la scelta di quest'ospite non è discutibile e rende discutibile chi lo invita più che l'ospite stesso? Allora, innanzitutto vorrei fare due premesse. Una, che Bianca Berlinguer conduce quelle interviste benissimo, il contrario esatto del collega Brindisi che abbiamo criticato per i suoi silenzi. Quindi Bianca Berlinguer ha una conduzione anche energica, quindi è sicuro che se Corona o Orsini cominciano a dire delle fesserie, puoi stare sicuro che Bianca Berlinguer glielo fa notare e gli toglie la parola. Prima cosa. Seconda cosa, Orsini ha rinunciato al compenso. Quando è venuto fuori che veniva pagato per andare, ha rinunciato al compenso. Quindi si tratta di un invito gratuito. Detto tutto questo, è certamente che è discutibile, no? Ma l'essenza della libertà di stampa sta nel fatto che ci sono delle cose discutibili, no? In televisione come sui giornali. Ma sì, era come sui battuta, social. Cioè, sì, era la battuta di Humphrey Bogart nel famoso film La stampa bellezza, no? È la stampa bellezza, infatti. Ma qualche volta non è bellezza, qualche volta è la stampa bruttezza. È matrigna. Ma senti, parliamo di un argomento che è un po' caro a tutti, che è il concetto di, cioè il concetto, questo mostro del cosiddetto servizio pubblico, perché questo è un argomento che sul quale questo paese obiettivamente poi non apre mai un confronto fino in fondo, cioè ci si arriva per vie collaterali, a volte ci si scontra con il servizio pubblico. Laura citava correttamente, perché l'ha trattato lei, il tema del canone, ed in effetti è un aspetto, perché lo paghiamo. Spettacolarizzazione, canone, servizio reso al paese. La RAI, per esempio, è sicuramente una delle fonti storiche, non solo, ma anche culturali del paese, perché nella RAI trovi tutto. Se tu prendi la RAI dagli anni 50 in poi, sostanzialmente è lo specchio del paese. Ha senso il servizio pubblico? Come si potrebbe migliorarlo, renderlo più efficiente, dare un servizio ai cittadini e quant'altro, se vogliamo tenerlo, naturalmente? Allora, partiamo dal concetto che il servizio pubblico c'è nella maggior parte dei paesi europei, Inghilterra, la Francia, cioè, e qual è il senso del servizio pubblico? Che la televisione è un mezzo molto potente, quindi che esista una televisione che ha come sua ragione di essere quella di dar voce a un pluralismo di posizioni, quello secondo me è positivo. Cioè è talmente positivo che c'è in tantissimi paesi, no? Poi cos'è successo? Attenzione, io ho vissuto e lavorato in Inghilterra e quindi ho avuto modo di misurare, di seguire da vicino la BBC, che è una televisione fatta benissimo, i documentari della BBC sono, infatti li compriamo, noi li mandiamo in onda, li traduciamo in italiano, li mandiamo in onda. Detto tutto questo, il mito di una BBC
contraria ai governi, una BBC indipendente? Francamente no, insomma. Cioè, è vero che adesso Boris Johnson sta cercando di impadronirsene e non ci riuscirà, ma è altrettanto vero, io ero lì nell'ultima epoca di Blair, è altrettanto vero che Blair aveva una presenza, come primo ministro aveva una presenza consistente, soprattutto nei telegiornali della sera che lì vanno in onda un po' prima, non sono alle 20, sono alle 6:30, alle 7 del pomeriggio. Quindi secondo me il servizio pubblico serve, non ci si può rinunciare, perché il servizio pubblico garantisce che ci sia una televisione che bilancia, col suo pluralismo, bilancia le televisioni di parte. Questo è il modo in cui viene esercitato il controllo sul servizio pubblico, è discutibile, come vi dicevo prima. Cioè, quando tu arrivi a sottoporre il controllo sulla televisione di Stato al COPASIR, il Comitato dei Servizi, insomma, è qualcosa. Loro dicono che lo stanno facendo perché alcuni degli ospiti sono indicati dai servizi segreti come ospiti che dovevano fare il lavoro che facevano i social russi durante la campagna per le presidenziali che fu vinta da Trump contro la Hillary Clinton. Però, detto questo, insomma, secondo me c'è modo e modo. L'amministratore delegato convocato dal COPASIR, secondo me, è una cosa che resterà nella storia. Quindi io non sono contrario al servizio pubblico, penso che un servizio pubblico serva. La domanda che tu fai dice: ma il servizio pubblico deve fare queste trasmissioni spettacolari? Attenzione, il servizio pubblico deve stare sul mercato, però. Cioè, se il servizio pubblico si mette a fare solo dei telegiornali molto molto pacati, trasmette dei concerti, dei bei film, improvvisamente non lo guarda, cioè, insomma, non dico, si potrebbe anche nessuno tornare astrattamente a Tribuna Politica in bianco e nero, dal punto di... ma quella tanto si fa, Tribuna Politica viene fatta. Sì, guarda che ha un suo perché, verrebbe ascoltata poi alla fine forse da qualcuno, ma, da me, guarda, te forse due l'ascoltano. No, ma sulla spettacolarizzazione io sono anche favorevole, cioè ha un senso il concetto di mercato e quindi di stare sul mercato. Non ha senso probabilmente, qui però sarebbe interessante cosa ne pensi tu, ovviamente, non ha senso inseguire il mercato. Cioè, io sto sul mercato, lo regolo, o meglio, interagisco con... Sì, se vogliamo lo indirizzo, posso accettarne determinate condizioni e quindi rispetto anche determinati sentimenti, modi di sentire del pubblico e quant'altro. L'inseguimento verso la linea dello share, eccetera, eccetera, rischia di essere pericolosa. Guarda, ti dico la prima conseguenza che ci sarebbe se si facesse come dici tu. No, ma guarda che la mia non è una... non sono contrario, ripeto, è soltanto una, come dire, un temperamento della funzione. Io sono favorevole al servizio pubblico sul mercato. Quello che ti dico è questo. Se tu abbassi lo share della TV di Stato, abbassi la pubblicità e quindi il costo della TV di Stato va tutto sullo Stato. Cioè, oggi tu hai lo Stato che ci mette dei soldi, mi pare, adesso non mi ricordo quant'è, e poi c'è la raccolta pubblicitaria della RAI, che è una raccolta che avviene appunto sul mercato, un mercato molto vivace, perché attenzione, una parte della pubblicità si sta spostando su internet, dove le regole professionali, etiche dell'informazione, come sappiamo, sono molto diverse, certo. Cioè, ci sono, no, non è che sono diverse, ci sono le dinamiche. Cioè, insomma, se io in un mio articolo metto un prodotto, l'ordine mi sospende, no? Se invece uno che non è giornalista e scrive però sui social mette un prodotto, non c'è nessun ordine che lo persegue, quindi diciamo una parte della pubblicità si sta spostando sui social anche per questa ragione. E quindi il mercato della pubblicità è diventato un mercato molto più combattuto. Se la RAI perdesse dei punti di share, cosa che avviene, come avviene per Mediaset, come avviene un po' per tutte le televisioni che cercano di mantenere lo share per poter offrire un ascolto interessante per la pubblicità, se la RAI perdesse in ascolti, perderebbe in pubblicità, il costo della RAI passerebbe sullo Stato, oppure la qualità della RAI dovrebbe necessariamente calare. Non per esempio, non potrebbero fare le Olimpiadi,
non potrebbero fare i campionati europei o mondiali di calcio, cosa che finora riescono a fare fornendo appunto un servizio che non sempre è in attivo, no? Perché quando fai le Olimpiadi, io questo non lo so, attenzione, ma me lo sono chiesto quest'estate quando guardavo le Olimpiadi con i miei figli. Le Olimpiadi quest'estate andavano in onda quasi tutte di notte, no? E quindi a una certa ora, la notte uno va a dormire, se non sei proprio un patito, maniaco di sport, vai a dormire. Il giorno dopo non è che le potevi ritrasmettere, c'era quel bel programma che si chiamava Il Circolo degli Anelli, che riassumeva e approfondiva gli aspetti più interessanti della nottata. Ma io non so quanto la RAI ha investito sulle Olimpiadi, ma non sono esattamente sicuro che sia stato un investimento inattivo. E fare un investimento di quel genere, pur sapendo che può anche essere, ripeto, non lo so, ma può anche essere in pareggio o in passivo, è tipico del servizio pubblico. Ma servono tre reti, nel senso che noi abbiamo detto anche all'estero ci sono, c'è il servizio pubblico, ci sono le televisioni pubbliche, ma noi abbiamo ben tre reti, non una tre. Attenzione, no, però all'estero non c'è un competitore, all'estero non c'è un competitore che dice di averne tre e in realtà ne ha poco meno di 10, capisci? Se il tuo principale competitor è uno che ha 8 reti, 7 reti, ti servono, capisci, 3 reti. A parte che sono più di 3, attenzione, perché sì, Rai Movie sono. È una rete, Rai Teatro, tutte quelle là sono reti a tutti gli effetti, sono reti che vanno sul digitale, diciamo. E siccome tutta la televisione ormai è sul digitale, quelle reti raccolgono una percentuale di pubblico che cominciava a sfuggire dalle reti generaliste, cioè oggi la RAI ha più o meno gli ascolti che aveva 10 anni fa. Senti, ma distribuiti diversamente, ma li abbiamo distribuiti su internet. Questa presenza della RAI, e non solo della RAI ovviamente, ma on demand, come si suol dire, tutto questo nuovo tipo di comunicazione che immagino abbiano generato anche nuovi generi proprio di comunicazione, dove stiamo andando e come sta andando? Allora, cominciamo da quello che va sempre meno. Va sempre meno in un pubblico non solo giovanile, ma anche in gente della mia età o della vostra, va sempre meno sedersi davanti alla televisione e guardarsi una certa cosa a una certa ora. Il TG1 fa, credo, ancora 6 milioni di ascolto, però diciamo, c'è una percentuale di persone che il TG1 magari se lo vuole guardare mezz'ora dopo, oppure che torna a casa e se lo vuole vedere. Sto facendo l'esempio del genere più ascoltato, è lo stesso discorso che potrei fare per Ballando sotto le stelle e così via. Cioè, il periodo del Covid ci ha sempre più abituato a guardare le cose che vogliamo guardare in un certo momento perché ci piace guardarle. Ad essere attivi, degli spettatori attivi e non più passivi. Sì. Questo è successo, no? E allora una grande azienda come la RAI o una grande azienda come Mediaset, ma anche la 7, devono attrezzarsi per questo, no? Cioè, guarda, io sono un ascoltatore affezionato di questo programma, ma per ragioni di lavoro sono anche, di questo programma che fa Mentana da 70 giorni sulla guerra, no? Sì, sì. Mi ha colpito vedere che c'è un piccolo banner che dice, naturalmente, non è che tutti i pomeriggi alle 5 ti siedi lì, però insomma se torni a casa o se sei a casa a una certa ora del pomeriggio e vuoi avere le informazioni, ti colleghi con Mentana, che tutti i pomeriggi lo fa e che lo fa perché quella rete può consentirselo. Cioè se Rai 1 mettesse un programma di quel genere su Rai 1 avrebbe un crollo degli ascolti, io non ho idea, immagino che Mentana faccia secondo i giorni tra 500.000 e 1 milione di ascoltatori nel pomeriggio. Se Rai 1 andasse a 1 milione solo di ascoltatori nel pomeriggio avrebbe un calo delle sue percentuali di share, pur facendo servizio pubblico come lo sta facendo Mentana. Bene, mi ha colpito che c'è un banner che dice lo vuoi rivedere dall'inizio? Tu vai col telecomando su quel banner e lo rivedi all'inizio. È una cosa formidabile, cioè pensatela su un film. Ma è la formula del podcast al quale stiamo partecipando adesso, cioè in realtà è l'attualità fruibile da chi lo vuole nel momento in cui lo vuole.
È un principio socialista applicato alla comunicazione, no? Ciascuno ciò di cui ha bisogno. E quindi in realtà è la diffusione collettivista nel momento della necessità della fruizione. Qui siamo al delirio di Mattutino di Andrea, va bene. No, però mi interessava una cosa che mi affascina, poi adesso... Mattutino non lo dovevi dire. Poi il programma lo rimandate a questo? No, allora i nostri ascoltatori o quelli che ci guardano da social ormai sono bravissimi, ne sanno più di noi. Allora ogni tanto ci chiamano, ci avvertono, ci mandano i messaggi dicendo: no, ma guarda, voi siete utili perché mi accompagnate mentre stiro, per dire. Però non è che uno stira sempre alla stessa ora, quindi noi variamo degli orari. Allora gli diamo il buongiorno, ma in realtà sono le 9 di sera per quello che stira. Sì, sì, noi abbiamo questa, certo, è la contestualizzazione formale, non la deformazione in questo senso. Ma senti, una cosa che secondo me è mutuata da internet, e poi dopo ti lasciamo perché so che sei impegnato, ma sono i tempi. Cioè la velocità dei tempi, i famosi tempi televisivi sono sempre esistiti, ci mancherebbe, però effettivamente i social e quant'altro hanno contratto fortemente anche la velocità con la quale tu puoi dare una risposta cercando di essere efficace, eccetera, eccetera. Allora tu vai spesso in trasmissione, mi interessava capire questo. L'efficacia della risposta consente, e la velocità, consente anche la declinazione di un concetto complesso. Voglio dire, c'era Bernard Shaw che diceva le cose, i problemi complicati hanno spesso soluzioni semplici e sono sbagliate. Quindi voglio dire, volevo capire questo. Ma ovviamente ti devi un po' abituare al tuo linguaggio. Facciamo una premessa. Un giornalista per definizione deve spiegare in modo semplice le cose complicate. Il nostro lavoro è quello. A volte le semplificazioni possono essere eccessive, ma lo sono per una parte ristretta del pubblico. La maggior parte del pubblico vuole avere delle spiegazioni in tempi brevi e in termini semplificati. Quindi certo, deve imparare quel linguaggio lì. Spesso non riesce a finire il concetto. Questo è il punto, e quindi devi imparare a essere ancora più breve. Cioè il conduttore che ti interrompe non è che ti fa uno sgarbo, fa esattamente quello che deve fare per il suo lavoro, perché se ha quattro persone, due inviati collegati sul luogo della guerra, insomma deve riuscire a governare questo insieme. Perché molto anche su questo complicato. Ne sappiamo qualcosa, perché quando noi abbiamo avuto tre ospiti collegati, una volta sono arrivati a sei, è stato un delirio vero e proprio. E l'abbiamo vista dura. Io le faccio l'ultima domanda, non per interrompere, ma proprio perché so che deve andare via. Prima ci ha detto che il talk show tradizionale ormai, se non è proprio morto, benissimo, non sta, è un po' vecchio. Qual è il nuovo genere che sta venendo fuori, sul quale lei punterebbe? Proprio una cosa nuova, un nuovo format? Guarda il podcast, è il nostro. Io direi questo, che non ho detto che il talk show è morto, ho detto che il talk show vive una crisi che si trascina da molto tempo, però sta sempre lì, perché poi non si è riuscita a inventare qualcosa di meglio. È un approfondimento, in alcuni casi approssimativo, che però va a caldo, va molto a caldo. Nel talk show tu vedi le immagini fatte col telefonino della gente che è per strada, no? E quindi quella è un'informazione molto diretta. Noi abbiamo raccontato i difetti del talk show, ma ci sono una serie di pregi, tipo questo che ho appena detto, no? Pensa alla guerra, quante immagini di quelle con i due lati tagliati, tipiche da telefonino, noi abbiamo visto trarre dai social e mescolando tutto, cioè i social, la televisione, il talk show, l'informazione, la spettacolarizzazione. Quindi insomma, non lo darei per morto. Direi che da tempo viene considerato in crisi. Se tu leggi i maggiori critici televisivi, lo considerano un genere ormai sul viale del tramonto, cosa che non avviene nello stesso tempo in cui sono cominciate le critiche ai talk show. Quali sono i generi? Allora, uno, se parliamo di informazione, di approfondimento sull'informazione, sono i documentari. Voi mi dite: ma no, magari è una cosa vecchia. No, perché i documentari adesso noi abbiamo
colleghi che sono molto bravi a farlo, cioè che Vero? girano molto bene le immagini e sono soprattutto veloci a montarlo. Io ho collaborato con una trasmissione l'anno scorso come autore, che era fatta da Monica Maggioni, che prima che diventasse direttore del TG1, che era una trasmissione di solito documentari. La cosa che mi colpiva era come era tipo 60 Minutes, per intenderci, la grande trasmissione americana. La cosa che mi colpiva era la capacità e la velocità di questi colleghi di fare e montare un documentario e spedirlo grazie alle nuove tecnologie, perché adesso tu un documentario lo spedisci da telefonino a telefonino e lo giri spesso anche, non tutto, ma in buona parte col telefonino. Quindi quello è un genere che vedremo crescere, che è un genere interessante. Voi mi direte, ma una cosa che dura un'ora, chi se la guarda? Ma infatti non durano un'ora, durano 7 minuti, 8 minuti, 10 minuti, però è un genere che adesso si chiama immersivo, no? Cioè tu in quei 7, 8 minuti entri e non entri più con gli occhi del giornalista, hai la sensazione di entrare con i tuoi occhi in una storia, in un problema, in un avvenimento che sta avvenendo. Quindi quello è. Poi io credo che si andrà a una mescolanza sempre più forte tra il genere, parliamo sempre di informazioni, Certo. attenzione, poi il resto della televisione non tocca a me dirlo, si andrà sempre più a un mix tra i telegiornali e l'approfondimento, cioè il classico telegiornale che dura mezz'ora, come lo vediamo ancora adesso, finirà col durare, può avere una parte di hard news che dura 10 minuti, 10 5 minuti. minuti, e seguita poi invece da un approfondimento, non potrà essere dei fatti dello stesso giorno, ma un approfondimento di qualcosa che dura dal giorno prima o da 2 giorni prima. In questo modo sommerà due pubblici diversi, no? Perché sommerà, c'è un pubblico che si guarda solo i titoli, no? E poi dai titoli sceglie se continuare a restare su quel canale o cambiare, cercare un'altra cosa. Ecco, diciamo, sviluppando quella materia lì, cioè sviluppando la materia dei titoli, se tu gli fornisci 5 o 10 minuti di informazione, riassunto della giornata, ma che in quei 5-10 minuti raccoglie tutta la giornata, ecco, può darsi che quel pubblico, una parte di quel pubblico dei titoli, si fermi sul telegiornale e poi sia sostituita da una parte che invece vuole l'approfondimento. Quello che è cresciuto straordinariamente, noi non ce ne rendiamo conto, ma prima col Covid e poi con la guerra, è il bisogno di informazione. Cioè, durante il Covid, la conferenza stampa delle 18 aveva degli ascolti straordinari, anche se televisivamente era inguardabile, no? Cioè, quel tavolo da ufficio, no, non c'era. Le cifre non venivano trasformate in tabelle elettroniche, il modo in cui a un certo punto si discusse del modo in cui la conduceva Arcuri rispetto al modo in cui la conduceva Figliuolo, Sì, poi aveva creato, sì, si era fatta ma anche non una stavano lunga. conducendo, quelli non stavano conducendo, stavano semplicemente dando le informazioni che gli toccava dare per il loro ruolo. No, quindi il bisogno di informazione è cresciuto molto. E dopo la conferenza stampa delle 18 del Covid, tutti cominciavamo a chiedersi, ma che vuol dire? Più pericoloso, meno pericoloso? E la sera tu trovavi il talk show nel quale spesso si faceva confusione, ma spesso si davano delle informazioni importanti. Io non sono un particolare estimatore di tutti gli infettivologi, i virologi, capito? Che Di adesso tutti. sono diventati in buona parte esperti tutti di geopolitica. Abbiamo questi ospiti No, gli precisi, infettivologi, no, i girano. medici no, su questo No, non i è, i medici medici no. no, ma tutti quelli che erano prima ospiti che parlavano di Covid, adesso ce li ritroviamo che parlano di Ucraina. Abbiamo questa cosa No, abbiamo del questo, abbiamo che tuttologi. i no-vax Si sono sono diventati, sovrapposti con e quello è Xi un Putin. fenomeno. Io dico questo della guerra, che in nessun paese europeo è successo quello che abbiamo visto in Italia, no? Tra le cose che non sono successe da nessun'altra parte, c'è questa stranissima migrazione dai Novax Abbiamo fatto una ai puntata su No. questa, sai che abbiamo trattato questo argomento in una puntata con Giorgio Cavallari, che è uno psichiatra,
che ha elaborato una teoria di negazionismo strutturata, cioè l'incapacità di accettare una forma di realtà in qualche modo. L'ha detta lui dal punto di vista proprio psichiatrico. È interessante, ha un suo fascino, poi per carità, nel rispetto della libera opinione di ciascuno. Sì, no, ma lui diceva che sostanzialmente si negava la realtà perché la realtà era talmente sovrastante, talmente brutta che si rifiutava di accettarla, quindi è meglio negarla. Era stata una puntata divertente. Allora, direttore, grazie. Adesso. Io vi devo lasciare. Sì, direttore, grazie. Grazie molto di questo invito. Grazie a te della tua presenza, ci ha fatto molto piacere, grazie. Grazie mille e grazie. La salutiamo, salutiamo anche i nostri ospiti a casa e noi ci rivediamo sabato prossimo alla Politica Resta a Casa, sempre alle 10. Grazie.